museo torna all'appuntamento con una domenica al museo per promuovere la conoscenza dell'arte italiana. Nel pittoresco quartiere di Brera, domenica 3, appuntamento con il mercatino dedicato all'antiquariato. Giovedì 30 giugno, festival musicale al tramonto nel suggestivo palco allestito alla Biblioteca degli Alberi. Si svolge fino a settembre a Palazzo Reale e nel chiostro dell'Incoronata il Festival del Cinema all'Aperto. Il Museo delle Culture ospita la mostra sull'idea del rispetto e il sogno di un mondo nuovo. All'ex convento dell'Annunciata di Abbiategrasso, domenica, una commedia divertente sul mondo delle balere. Fino al 9 luglio al Museo della Scienza e Tecnologia la rassegna musicale con esibizioni al pianoforte. Venerdì 1 luglio, visita guidata dedicata alla vita e alle opere del grande autore americano del Novecento e al suo rapporto con l'Italia. Nel piazzale della Fabbrica del Vapore, sabato si svolge il mercato della terra per valorizzare l'agricoltura sostenibile. Fino a domenica al Teatro Grassi, l'opera di Giuseppe Verdi, Aida, raccontata dalle marionette. Sabato 9, una visita tra arte, natura e storia alla casa degli Atellani e alla vigna di Leonardo. A Palazzo Reale, omaggio al famoso fotografo con esposizione dei suoi scatti più celebri. Nella serata di giovedì 30 giugno, nelle vie del centro di Magenta, musica, mercatini e divertimento per i piccoli. Nel cortile del Castello di Vigevano, fino all'11 luglio, appuntamenti con grandi nomi della musica con A Vigevano Jazz. Mercoledì 29 giugno, nel chiostro del Broletto di Pavia, serata dedicata alla pallacanestro e incontro con Dan Peterson. Nella piazza ducale di Vigevano, sabato sera, esibizione di pugilato dilettantistico e professionale. Sabato 2 luglio a Pavia, passeggiata per il centro con visita alle torri medievali, simbolo della città. Al Museo del Tesoro del Duomo, fino a domenica, la mostra con opere del Rinascimento vigevanese. Al castello sono esposti documenti antichi per conoscere le storie dei protagonisti della Pavia comunale e ducale.